Ciao a tutti ragazzi, sono Gente, benvenuti qui sul mio canale, siamo... No, non siamo sul tuo canale, siamo in hotel. Ciao ragazzi, vi rubo proprio un secondo. Conoscete Eneba.com? Il link è qui sotto in descrizione ed è un marketplace di giochi dove potrete acquistare veramente qualsiasi cosa. Io per dire, ho acquistato delle PSN card a prezzi scontati, più bassi, per poi scaricare FIFA 22 sulla mia PlayStation 4. E tra l'altro, attenzione, perché per pagare ancora meno c'è il codice sconto Luca Toselli, anche questo lo trovate qui sotto in descrizione. Le transazioni sono veloci, sicure ed economiche. Fateci un salto perché su Eneba non solo FIFA, ma anche tanti giochi per più piattaforme e per le tasche di tutti. Quindi per giocare e risparmiare, compra a poco su Eneba.com. Eccoci qua ragazzi, lo so che ogni tanto rivederci insieme vi riporta alla mente antichi e vecchissimi ricordi, però siamo qua e questa volta in veste di tifosi Giorgio Gigante, Joe Giant, come stai? Bene, sono un po' ansioso perché è una partita importante, viverla con in mezzo diciamo la nazionale non è il massimo. E come ci si sente? Come ci si sente essere la squadra davanti questa volta? Perché devi dire ste robe? Ma è vero. Diciamo dai, che vabbè, al di là dei doppi sensi. Diciamo che al di là di come finirà la partita, noi davanti ci rimarremo dopo domenica, quindi va bene. Vero, però, questo però è molto vero. Lascia il tempo che trova, il campionato è ancora molto lungo, e la Juve non è mai morta, mai nella vita. Quindi mi stai dicendo tra le linee che non è una partita decisiva? No, assolutamente no. No, concordo, perché sai, a me avevano già detto che era decisivo il Milan. Ho detto, beh, se è decisiva una partita a settembre, allora possiamo chiudere baracchi e burattini, perché... Sono quelle partite che comunque poi ti danno consapevolezza e vincere aiuta a vincere sempre, quello è vero. Domanda bruciapelo, l'obiettivo della Roma qual è quest'anno? Intanto che arriva Ragù anche, si fa vedere sempre nei video. È il quarto posto. Quindi siamo focalizzati un po' sulla stessa frequenza, abbiamo entrambi in testa quella cosa lì e noi essendo la squadra dietro, per usare proprio tutti i termini, dobbiamo puntare a voi, come dicevo anche nel tuo video, noi dobbiamo un po' cannibalizzarvi, dobbiamo cercare di non guardare in faccia a nessuno, smettere di fare dei conti, di smettere di guardare la classifica e andare dritto, perché in questo momento il quarto posto ce l'avete voi. Sì, diciamo che nella stessa vostra situazione c'è anche l'Atalanta, c'è anche la Lazio, quindi per questo dico un campionato ancora aperto, perché sono tutte squadre che hanno cambiato allenatore, quindi bisogna dar del tempo per assimilare tutto quanto, non è per niente decisivo, assolutamente. Anche perché il Milan, che è quella che sta andando meglio forse, insieme al Napoli, che vabbè, sta facendo quasi un campionato a parte, paradossalmente, è l'unica che ha confermato il suo allenatore e sta andando alla grande. Io ci tenevo ad averti per farti una domanda in particolare. Ci sei? Ok, perché... ci sto spingendo molto sul canale, su questa cosa qua, anche perché secondo me lo stesso Allegri sta passando alcuni messaggi proprio dello psicologico nei confronti della squadra e degli avversari, ma anche di noi tifosi. Che Juve è? O meglio, una volta le squadre venivano ad affrontare la Juventus in casa, o comunque la Juventus andava ad affrontarle, e le squadre tremavano di fronte a una Juventus che... era veramente spietata nei confronti degli avversari. Adesso? Guarda, ti sono sincero. Attualmente la Juventus mi fa meno paura degli altri anni, oggettivamente parlando, perché poi lascia il tempo che trova, perché la Roma a Torino ha sempre perso, al di là di quella vittoria alla 37esima giornata di due anni fa che... cioè, doppietta di Kalinic, tipo... doppietta di Perotti. Gol su azione di Perotti, che su azione non segna mai, quindi fai un po' tu. È stata la partita in cui hanno segnato tutti i giocatori che poi hanno smesso, Perotti, Kalinic, Higuain, dopo hanno deciso tutti di darci un taglio dopo quella partita lì, vabbè. Quella partita è una partita che non si considera mai nella vita, perché la Juventus pensava alla Champions, noi avevamo i quarti di finale col Siviglia, quell'edizione europea un po' strana post-Covid. Tra l'altro noi pensavamo alla Champions e poi è andata bene, meno male che abbiamo pensato alla Champions.
A noi no, col Siviglia ci andò malissimo. No, ma neanche a noi con Lione. Ma neanche noi con Lione, Giorgio. È vero, voi era con Lione. Cazzo. Neanche noi con Lione. Quindi un turnover inutile, possiamo dire la verità. Un turnover inutile. Giocò Zanimacchia nella Juventus addirittura, mi ricordo. Mamma, sì, c'era forse l'esordio di Frabotta, non mi ricordo se c'era anche Fagioli. Frabotta e Zanimacchia. Non ricordo. Pillo la statistica, poi ti lascio rispondere. Frabotta fece l'ultima di Sarri in Serie A e la prima di Pirlo in Serie A. Giocò titolare in tutte e due, così, proprio per una perla. Secondo me, a parte quella dell'anno scorso, che forse sulla carta anche quella era un tantino più in bilico come partita, perché la Juventus non veniva da un filotto eccezionale, la Juventus era in difficoltà con Pirlo in quel periodo. Secondo me è stata poi la partita che ha rimesso un po' in discussione Pirlo, nel senso Pirlo da quella partita lì mette un po' da parte l'idea di vincere attaccando, di vincere per vincere. Io quella partita me la ricordo bene, perché secondo me è stata la partita perfetta da giocare con la squadra che eravamo l'anno scorso, una partita nella quale ti difendi e riparti. Noi abbiamo vinto così l'anno scorso. Sì, giocò Allegriano maniera proprio. Quella squadra lì era una squadra contropiede palese, che poi è questa squadra qua. Però l'anno scorso c'era ancora Ronaldo, che comunque ti stravolge la situazione. Però ti ripeto, la vedo una partita più equilibrata. Da tripla. Sì, da tripla, però c'è la voglia vostra di dover scalare comunque la classifica e accorciarla. Noi abbiamo il problema che non vinciamo un big match da quasi 2 anni, quindi secondo me sarà una partita tirata, dove entrambe secondo me hanno paura di sbagliare, voglia di vincere, ma paura di sbagliare allo stesso tempo. Quindi... Noi quest'anno di big match l'abbiamo vinto in Champions col Chelsea, ma Serie A, Milan pareggiato, Napoli persa, abbiamo vinto lo scontro salvezza con lo Spezia, se vogliamo. Vabbè, quello è comunque un big match. È comunque un big match. No, la mia domanda era questa: la tua percezione è diversa quindi dalle vecchie Juve, nonostante il ritorno in panchina di Allegri, nonostante pare abbia trovato una quadra, nonostante i risultati positivi della Juve, nonostante Chiesa, nonostante Locatelli, nonostante tante cose, piccole cose positive che la Juventus sta mettendo dentro, quindi. Sì, la Juventus fa paura a prescindere, perché ha individualità che forse a noi mancano in alcuni reparti, però alla vigilia di questo Juventus-Roma sento una sensazione diversa. Cioè io gli altri anni, quando c'era Conte, quando c'era Allegri, io vivevo il pre-partita Juventus-Roma quasi rassegnato, ti sono sincero, perché andare a Torino contro la Juventus era praticamente impossibile spugnarlo. Infatti sono poche le squadre che hanno vinto a Torino, quindi la vivevo proprio come speriamo di non prenderne 3. Te lo dico sinceramente, però stavolta ma ci sta. La vedo proprio in maniera diversa. C'era gli anni di Conte che ne prendevamo 3 sistematicamente. Un'altra domanda che ti faccio è, dato che abbiamo Dybala e Morata fuori in questo momento e ultimamente stanno giocando Chiesa più un altro, che può essere Moise Kean, può essere stesso Bernardeschi, chi ti aspetti e di chi avresti più paura nel caso? Là davanti, nella Juve. Guarda, la mia paura in questo momento sono sugli esterni, perché noi soffriamo tantissimo con la situazione lì, è il vostro punto di forza, tra l'altro. Voi avete Cuadrado, Chiesa, Alessandro quasi ritrovato, e può esserci anche Kulusevski. Noi soffriamo tantissimo, soprattutto a sinistra, perché abbiamo Vigna che molto probabilmente non giocherà. Io non so la vostra situazione dei sudamericani come... La nostra è quasi impossibile, perché noi Vigna rientra praticamente sabato pomeriggio a Roma, quindi è praticamente impossibile. Però Vigna, tipo col Sassuolo, ha sofferto Berardi in una maniera incredibile. L'uno contro uno lo soffre tantissimo e il suo rincalzo è Calafiori, che non fa della fase difensiva la sua arma migliore. Quindi secondo me quella fascia sinistra nostra, che poi è la destra vostra, Cuadrado, Chiesa eventualmente sarebbe uno shock. Ma Chiesa non penso che giocherà esterno. Non penso che giocherà esterno. Se Chiesa giocherà probabilmente in appoggio a una punta da centravanti. Ormai Allegri l'ha individuato lì, anche magari complice proprio il fatto che Dybala e Morata potrebbero non recuperare. Quindi, dato che parlavamo di Chiesa, secondo te nei 30 del pallone d'oro doveva esserci o no?
Assolutamente sì. Vedendo anche gli altri nomi. Assolutamente sì. Sì. Cioè non assolutamente. Avresti tolto qualcun altro della Juve? Avrei tolto anche un italiano. Uno tra Bonucci e Chiellini l'avrei tolto per Chiesa, assolutamente. E chi lo vince? Io sinceramente sono team Benzema. Io lo adoro, cioè Benzema per me Benzema è l'attaccante più forte in circolazione. L'anno scorso l'avrebbe dovuto vincere Lewandowski, glielo farei vincere a Lewandowski per par condicio, guarda. Beh, guarda, su Benzema sfondi una porta aperta con Allegri. Cioè Allegri ha detto mille volte che Benzema secondo lui è il centravanti più forte che c'è in circolazione, più di Lewandowski. Benzema è stato limitato in questi anni dalla presenza di Ronaldo, l'ho sempre detto. Perché ha giocato tantissimo per Ronaldo quando era a Real Madrid. Adesso che si è preso le sue responsabilità è diventata una roba incredibile. Cioè loro bene o male a Madrid non ha mai fatto l'erede di Ronaldo. Cioè l'erede di Ronaldo è Benzema. Non è Hazard, non è Vinicius, non è Rodrigo, tutti... è Benzema. Ma io penso che alla fine vadano a premiare la Coppa America di Messi e lo vincerà Messi. Ho capito, però allora perché non premiare l'europeo di Jorginho con la Champions di Jorginho a questo punto? Ultima domanda poi chiudiamo. Allegri Mourinho, che sembra scontato ma non è scontato. Cosa ci aspettiamo? Intendi proprio durante la partita, per la partita di domenica? Ma dalle scintille alla scelta tattica, un po' di tutto. Ma non lo so, perché... Mourinho quest'anno ha cambiato totalmente atteggiamento, cioè anche in conferenza stampa, lo vedi lì, è molto più pacato, prima sembrava cercasse proprio di essere punzecchiato per alzare il polverone, quest'anno lo vedi lì che fa il rumore dei nemici. Lo vedi lì che fa i complimenti a Dionisi, fa i complimenti ad Andrea Zoli, sicuramente la panchina su cui siede non gli permette di fare il galletto, perché magari... In altre occasioni aveva la squadra più forte del campionato e poteva permettersi di fare un po' più il galletto, tra virgolette. Però lui ha detto nell'ultima conferenza stampa, ha detto io fin quando non vengo punzecchiato non alzo polveroni. Quindi sta ad Allegri, se Allegri io... Si è soddisfatto? Di questo atteggiamento o dell'operato finora? Di Mu, esatto, dell'operato, di quello che è Mu oggi. Sì, attualmente sì. Attualmente sì, io sono veramente l'ultimo a cui puoi chiedere se un allenatore piace o meno. Io non sono mai andato contro nessun allenatore salvo proprio cataclismi. Non sono mai andato contro l'allenatore perché la vedo come un remare contro, perché se la società decide di tenerlo avrà le sue buone ragioni. Ma anche perché Se Joe Giant dice non mi piace l'allenatore, Roma lo cambia? Appunto, ho capito quello discorso. Ma poi cambi Mourinho, cioè ragazzi, se mandiamo via Mourinho... Sei stato gentilissimo Giorgio per la chiacchierata, i ragazzi potranno trovare il tuo canale YouTube nella descrizione taggato. Ultimissima domanda, la conference, la vincete, vi interessa? Ti piacerebbe? Sì, no? Forse? Un trofeo è un trofeo comunque UEFA, quindi bisogna vincerla. L'anno scorso c'era la diatriba su meglio partecipare o non partecipare per stare solo al campionato. Per me le competizioni di UEFA vanno disputate sempre per questioni di ranking, perché dal 2024 cambiano le regole e quindi tramite il ranking c'è la possibilità di qualificarsi in Champions. Beh, allora facciamo così, Giorgio, facciamo così. Vincete la conference, va benissimo, e perdete domenica. Affare fatto. Ma non c'è connessione tra le due cose. Ah, ormai è deciso, Giorgio, mi dispiace. Ormai è deciso, è andata così. Va bene, va bene. Della Roma. Va bene. Va bene, perfetto, l'ha detto, avete sentito tutti. Va benissimo, sarà l'unica che perderemo da qui alla fine della stagione. Allora. Grazie, Gio. Ciao, grazie. Forza Juve. Mai.